Buongiorno Novate, mi affaccio alle vostre case con questo video in un momento dell'anno che tutti avremmo voluto vivere diversamente, con i nostri cari e avvolti dal calore delle famiglie nell'atmosfera tipica del Natale. Ognuno di noi ripone in queste feste un significato diverso. Quello che però desidero fare è sottolineare gli enormi sacrifici che la nostra comunità ha compiuto in questi mesi e ringraziarla per tutto quello che ha fatto. È un momento complicato che dura ormai da quasi un anno, un periodo lungo durante il quale ho percepito però una calorosa e sincera vicinanza di tutta la nostra comunità. Vicina non soltanto a me, ma anche a tutti coloro che si sono prodigati per affrontare al meglio le tante difficoltà che in questo anno si sono presentate nelle nostre vite. Novate nella difficoltà ha reagito e ha messo in luce il suo lato più bello, fatto di attenzione verso gli altri e un profondo sentimento di solidarietà. Siamo stati una comunità che si è subito posta l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno e ci siamo riusciti. Quindi permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale, ai medici, agli infermieri e ai tantissimi volontari che sin dalla scorsa primavera hanno messo in campo una macchina dell'assistenza che non ha uguali, grazie ai volontari della Protezione Civile, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla SOS, grazie alle associazioni di volontariato che sono scese in campo e che tutte insieme hanno dato prova della vera ricchezza novatese, fatta di valori e attenzioni verso chi ha più bisogno. In questa occasione non posso non ricordare tutti i novatesi che ci hanno lasciato, i familiari, gli amici, i conoscenti, la cui mancanza ha reso più povera la nostra comunità. Facciamo memoria delle loro vite e degli esempi che sono stati per ognuno di noi. L'amministrazione comunale per celebrare questo Natale e per fare gli auguri alla città ha scelto un'opera di metà Settecento in bianco e nero, una scelta di sobrietà e un'immagine con una luce diversa per un Natale in bianco e nero che avremmo tanto desiderato essere diverso. Dobbiamo però continuare a restare uniti e rispettosi gli uni degli altri. Solo così potremmo sperare in un prossimo Natale nuovamente pieno di luce e di colori. Tanti auguri a tutti voi, buon Natale!